questa volta dei prodotti terminati nel mese di dicembre. Una tipologia di video che sapete mi piace sempre tantissimo farvi, so che anche per voi è la stessa cosa e siccome questo mese di dicembre, come già vi ho detto in precedenza, ho avuto modo di utilizzare un po' sempre lo stesso trucco, quindi di prodotti terminati di make-up al momento ne ho solo uno, però ho tantissimi prodotti per la cura del viso che ho terminato, perché veramente mi sono concentrata moltissimo perché era un momento mio di relax e quindi ho avuto modo di finirli, terminarli per poi poter dire la mia e soprattutto poi dopo anche consigliarveli. Quindi passiamo subito a mostrarvi i prodotti, mi raccomando fatemi sapere anche i vostri quali sono stati, sicuramente molti sono di profumeria, però in questo modo abbiamo modo di conoscerli e comunque anche di stuzzicare, come dico sempre, la nostra curiosità e la vostra curiosità. Allora, prima di tutto ho terminato queste della linea le candele della linea Yankee Candle. Questi erano praticamente in edizione limitata per Natale e ho terminato questa che è della linea Banana Blueberry. Le ho prese prettamente sia per la fragranza ma anche per il colore. Oddio, a casa mia proprio di colore non è che stavano proprio benissimo perché la mia casa è una tonalità calda, quindi pareti calde come potete poi vedere, quindi nuance nei colori proprio dell'arancio, del beige, pareti praticamente un po' particolari e poi uno stile un po' classico, quindi questa tonalità non è che ci stava benissimo, però comunque io le metto a terra e devo dire che la fragranza comunque mi piaceva indipendentemente dal colore. Mentre sempre della linea Yankee Candle ho preso queste qui, praticamente eccole qui, ve le mostro, di questa fragranza Red Velvet, queste praticamente piccoline, che devo dire la verità non mi sono per niente piaciute, non sono le tartar, quindi sono quelle lì classiche tonde, non mi sono piaciute perché infatti non le ricomprerò più perché onestamente non sprigionavano un'eccessiva fragranza. Ho pensato perché comunque fossero piccole, però devo dire che nei video tantissime youtuber ne parlano benissimo e invece personalmente a me non sono per niente piaciute, quindi fatemi sapere anche voi cosa ne pensate di queste. Io personalmente continuerò a comprare le grandi, ma le piccoline non le comprerò più. Poi per quanto riguarda ho terminato questi due della linea per le lenti a contatto perché alcune di voi mi scrivono e mi chiedono consigli sulle lenti a contatto, comunque i liquidi, veramente ve li ho chiesti anche io e devo dire che mentre l'Unigreen mi trovo veramente bene con la pura per ossido monofase, quando l'ho preso devo dire che per la verità non mi puliva perfettamente le lentine, quindi non mi è piaciuto proprio, non lo ricomprerò più, quindi vedete, prendere, provare, comprare diciamo, è utile perché poi uno ha modo di poter dare anche un consiglio in più, quindi personalmente questi liquidi non mi sono per niente piaciuti, a parte l'Unigreen, quel liquido lì è proprio stato bocciato. Allora, passo poi a mostrarvi, ecco qui a random, come sempre in questa mia bustina dove ho tutti i prodotti terminati, quelli che praticamente ho finito, quindi li prenderò un po' a random. Quello che sicuramente vi mostro per primo che ho terminato, come di make-up vi avevo parlato, è questo della linea di Lancôme, Hypnose Drama, praticamente un mascara incurvante infoltente, lo vedrete anche nei miei preferiti del 2013 perché è un mascara veramente per me eccezionale, incurva al punto giusto, infoltisce senza appesantire e dona proprio volume alla base della rima ciliare, cosa che per me trovo importante che un mascara debba fare, e questo sicuramente ne è uno dei miei mascara preferiti che mi è terminato ma che comunque ho già ripreso. Per quanto riguarda invece il viso, posso dirvi che questa schiuma praticamente della linea di Sensai, la step numero 2, Foaming Facial Wash, è uscito questa primavera. Io ho avuto modo di provarlo ancora prima, mi è durato tantissimo, come vedete io metto sempre, non so se si riesce a vedere, eccolo qui, l'etichetta di quando inizio un prodotto perché ne utilizzo vari, e questo esce come schiuma tipo da barba, quindi una schiuma, anzi da barba o comunque, sì, da barba oppure per i capelli, mousse per i capelli. Devo
dirvi che mi piace moltissimo, è voluttuosa, è avvolgente, è un piacere praticamente metterla sul viso. È un gesto rapido, quindi la consiglio anche moltissimo per gli uomini, perché tranquillamente si possono anche radere con questo prodotto. In più, quindi vi posso dire che la utilizza anche mio marito, in più è già un predosato, quindi basta un push, esce la giusta quantità, la si passa, la si massaggia per il viso e poi si sciacqua. Lo step 2 serve per eliminare i residui dello step 1, in più per avere un'azione, per dare un'azione levigante al viso e all'incarnato, e poi lascia la pelle molto molto morbida. Sempre della linea di Sensai, ho finito ma ho già ripreso, perché l'avete visto nelle foto di Facebook o di Instagram, anzi mi raccomando seguitemi anche lì se vi fa piacere su Instagram, nell'info box troverete tutti i link per potermi seguire, e vi dirò di più che nell'ultimo periodo, non so se l'avete notato, sto scrivendo tutti i prodotti che vado a menzionare nel video e soprattutto anche il look o il make up del giorno, in più quello che vado praticamente ad indossare, quindi in tantissime me l'avevate chiesto e spero di avervi anche su questo accontentato, quindi li potete andare tranquillamente nell'info box a trovare tutto. Questo della linea di Sensai è un prodotto che va a curare, a inibire e contrastare il codice a barre, le cosiddette rughe verticali, in una maniera più carina. È un prodotto che si utilizza tutto l'anno, non ne posso fare mai a meno perché mi dovete credere sulla parola. Sicuramente costa, va bene, i prodotti Sensai costano, ma durano tantissimo. Io questo prodotto mi dura praticamente quasi un anno, quindi ne basta pochissimo veramente per tutta la zona, per il labiale più la mucosa, serve a rimpolpare, contiene del collagene e in più dona morbidezza e turgore alle labbra. Io veramente da quando lo utilizzo non ho più le labbra screpolate o asciutte. È ovvio che io durante la giornata, ve l'ho sempre detto tantissime volte, ovunque sono e non ho il rossetto metto sempre burro di cacao, quindi forse anche per questo. Però sicuramente quel giorno che non lo metto, io durante la giornata non sento le labbra aride. Sempre per il viso ho terminato questo della linea di Prairie, il Concentré Lift and Dermo Caviar, il siero praticamente al caviale, l'ultimo nato nella linea caviar di Prairie. Mi sono trovata benissimo, è un siero asciutto, io amo queste tipologie di consistenze, è un rimodellante dell'ovale del viso e distende senza ovviamente asciugare eccessivamente, quindi è un prodotto che tranquillamente utilizzerei e consiglierei da giorno. Sicuramente non è per una pelle giovane, ma per una pelle un po' più matura, però ovviamente io avendo modo di provarli vado poi a vedere le consistenze, per quale profilo di pelle può essere più adatto. Secondo me è importante, perché non solo dal campione ma anche durante praticamente tutto il periodo è importante vedere che reazione ha sul proprio viso e poi dopo poterlo consigliare, perché molti provano, si soffermano al campione, pensano che sia valido, poi dopo una settimana finisce e non si ricorda neanche più la texture. Invece per me è importante il prodotto proprio testarlo, provarlo nel tempo, per poter poi dire per chi, per quale profilo di pelle è più adatto, che consistenza ha, se per il mio profilo di pelle è andato bene, e quindi provare il prodotto. Ovviamente questo costa tanto, ma io parlo da quello che può costare un euro fino a quello che può costare 500 euro, è importante provarlo e quindi poi capire se quel prodotto è adatto oppure no. Ho utilizzato poi il campione che sempre in foto anche su Instagram avete visto, della linea di Sisley, la mask alla rosa nera, eccolo qui, ho provato il campione, ne avevo tantissimi e quindi questo ovviamente ve lo mostro per farvelo vedere, perché d'inverno curo moltissimo il viso con le maschere, non che d'estate non le faccia, però sicuramente è il momento migliore perché la pelle sia più ricettiva poi ad utilizzare queste tipologie di prodotti, anche perché d'estate fa caldo, non abbiamo tempo, utilizziamo il minimo indispensabile e quindi la coccola in più che preserviamo alla nostra pelle la concediamo senz'altro in inverno. Quindi io vi devo dire che dopo una giornata di lavoro nel periodo di Natale, che veramente arrivavo a pezzi a casa, mi concedevo sempre più volte durante la settimana, forse un giorno sì un giorno no, un 10 minuti una maschera per il viso, quindi ho avuto modo di provarne tante. Questa mi è piaciuta perché mi lascia un finish perfetto, morbido,
liquido vellutato alla mia pelle, un incarnato anche luminoso il giorno dopo e poi questo nel tempo, ve lo posso dire, quindi non sicuramente da una maschera, però un effetto anche un po' più rimpolpato, quindi per i segni di espressione, e un effetto anche meno stanco, quindi questa maschera mi è piaciuta molto, come quella della linea di La Grand Mask di Dior Prestige. Questo è il campioncino, perché poi io ho quello grande, quindi sempre chi mi segue avrà visto le foto. L'ho provata perché in anteprima mi avevano mandato questo piccolo cadeau in affiancamento poi alla maschera grande. Mi è piaciuta tanto tanto tanto, una maschera che innanzitutto già la fragranza è qualcosa. Veramente questo fiore praticamente di rara bellezza presa dal Madagascar e una maschera che va a ripristinare l'idratazione e il nutrimento. In più accelera la microcircolazione di superficie e di profondità, quindi un turnover cellulare. È una maschera poi molto molto morbida. All'inizio quando l'ho fatta, perché questo diciamo mini taglia mi è durata due volte, la prima volta che l'ho fatta mi pizzicava un pochettino, poi dopo questo effetto è andato via. Quindi chi l'ha utilizzata o chi mai la prenderà, perché è veramente eccezionale, è un lusso per la pelle, può avere di questi effetti, ma dopo subito va via. Queste maschere si tengono in posa 10 minuti, un quarto d'ora, e la si asportano con la velina inumidita. Io in genere la vado a togliere con la sponge della linea di Sensai. Ho terminato poi, o comunque ho terminato, ho provato, già che tante di voi me l'avevate consigliato, il deodorante della linea dell'Erbolario. Questo me l'hanno dato in campione all'estratto di dattero e di mirra. L'ho provato 2-3 volte perché ovviamente ne era poco, però la prima volta che l'ho applicato devo dire che mi è piaciuto ma non tanto. La seconda e la terza volta, forse perché mi ero abituata alla fragranza, mi è piaciuto di più. Quindi dopo che finirò il mio, che in questo momento mi viene un vuoto, quindi non ricordo bene il nome del mio deodorante, che è sempre della linea di l'Erbolario, praticamente forse proverò questo, a meno che non andiamo già incontro alla primavera e queste fragranze le trovo, essendo un po' troppo dolci, un po' mi nauseano, e quindi preferisco quelle della linea, quelli sempre un po' più freschi. Questo prodotto che ho finito sono stata non contenta di più, perché veramente l'ho trovato pessimo, non mi è piaciuto proprio, e sto parlando del solvente per smalto e la linea sciacca. Ho visto delle youtuber che ne hanno parlato anche loro malissimo, perché un prodotto che praticamente quando andava a togliere lo smalto poteva anche diciamo essere buono, perché comunque lo smalto lo toglieva abbastanza velocemente, ma vi posso garantire che l'unghia sotto usciva veramente rovinata, veramente indebolita, non vi so dire, cioè all'inizio mi è piaciuto, poi dopo mano a mano che l'ho utilizzato, vi devo dire la verità, è stato veramente pessimo, mi sfaldava le unghie, me le rovinava, e poi mi dava un colorito non chiaro quando andavo a praticamente a passare il dei make up sull'unghia. Quindi devo dire che è stato pessimo, e nonostante io ne abbia alcuni più economici che sto provando, sempre che ho postato le foto, ecco, mentre con altri mi sono trovata bene, quest'altro non lo ricomprerò mai più e lo boccio e non ve lo consiglio assolutamente. Ho provato poi dei campioni che poi mi sono ovviamente terminati, e come detergenti. Questo della linea di la mousse della linea Clean Teeth Tender di Givenchy, che è una mousse morbidissima, mi è piaciuta molto anche per la fragranza, perché è una fragranza un po' floreale, fiorita, e fa una morbidissima schiuma. L'ho provato sia con il mio Clarisonic, che comunque schiumarlo tra le mani mi è piaciuto molto. Non lascia perfettamente il viso ben idratato. Molte volte le mousse disidratano, asciugano, e quindi quando poi mi vado vado a passare l'asciugamano mi sento il viso tirare, rispetto ad altre che sono più cremose e quindi sono più morbide. Questa è cremosa ma non eccessivamente, quindi dopo avevo ancora più l'esigenza di passare il tonico, cosa che faccio sempre abitualmente, però con questo devo dire la verità ancora di più, un tonico morbido, quindi non di quelli che asciugano e che sono per pelli miste.
E sempre della linea SkinCeuticals ho provato questo gel per pulire il viso, veramente anche questo bocciato. Dicono che i prodotti della linea SkinCeuticals sono molto validi. Io ne ho alcuni da provare ancora, quali sieri e creme che mi hanno dato da poter provare. Però ho questo, ne ho avuti vari e vi posso dire che ecco, sarà che la consistenza del gel non mi piace proprio sul viso. L'ho schiumato, l'ho utilizzato con il Clarisonic, mi scivola. Non so, è una sensazione che non riesco forse a spiegarvi per bene, ma mi sento che praticamente se ne va dal viso e non mi pulisce perfettamente. Quindi ecco, è un prodotto che io né diciamo, mi sento di consigliarvi, ma neanche di non provare, perché la pelle che è tendenzialmente grassa o comunque con pori dilatati necessita sicuramente di avere un gel di pulizia. Però ecco, personalmente sul mio profilo di pelle non è adatto. Non è detto che non lo possa essere per un altro profilo di pelle, però io se dovessi consigliarvi questa tipologia di prodotto non mi sentirei di consigliarvela perché veramente non mi è piaciuta. Quindi assodato che i gel per struccare o comunque per pulire non mi piacciono, lo dico maggiormente perché in questo momento sto utilizzando quello della linea di MAC che ho preso quest'estate nelle mini size. E anche pur essendo in gel mi fa questa stessa sensazione, mi dà questo stesso effetto e sensazione. Quindi devo dire la verità, veramente bocciato. Adesso l'ho utilizzato, quindi è un bel prodotto, una bella taglia. Sarebbe comodo da portarlo in viaggio, però sinceramente, come dico io sono un po' frettella, si dice così, e ho voglia di provare sempre qualcosa di nuovo per poter poi farlo mio, per poterlo recensire, per potervene parlare e quindi ai miei abituali vado sempre ad utilizzare qualcosa di nuovo, quindi i gel sono bocciati. Mi è piaciuto molto questo della linea di Bioderma. Io l'ho preso, eccolo qui, con il tappo verde che è per pelli mistiograsse e stravenduta l'acqua micellare della linea di Bioderma rosa che è per le pelli sensibili. Io personalmente, avendo la pelle mista, non ho ritenuto più appropriato prendere questo. Questa era una mini taglia che devo dire è costato circa sui 2,50 euro. Mi è piaciuta moltissimo, ha una sensazione un po' di mentolo, quindi rinfrescante. L'ho utilizzata, devo dire, più nel periodo, diciamo, caldo che in quello freddo. Questo mi dura tantissimo tempo perché io la sera mi strucco con lo step 1 e step 2 di Senza, o comunque provo altri prodotti. L'acqua micellare la devo utilizzare veramente, veramente quando sono letteralmente a pezzi o stanca e quindi è comodo. Però in definitiva questo prodotto rispetto ad altri acque micellari che ho provato e che per esempio adesso una che sto terminando mi è durata quasi un anno perché l'ho presa ad Amsterdam, quindi a gennaio dell'anno scorso, è quella della linea di Biotherm. Poi la vedrete prossimamente nei prodotti terminati forse di gennaio, perché quella è densa, ce ne vuole tanto per potermi struccare, invece questa ne basta veramente poco, strucca perfettamente, non mi piace la fragranza e devo dire ecco che quella non la ricomprerei più, mentre questa della linea di Bioderma mi è piaciuta molto. Per concludere gli ultimi due prodotti, allora, questo della linea di Prairie White Caviar Illuminating Serum, un campione che l'ho provato perché mi era arrivato poi il prodotto grande da provare, però prima di aprirlo volevo vedere che consistenza avesse, se poteva essere al caso mio. Devo dire di sì, lo sto utilizzando tutte le mattine, io vi mostro il campione, poi quando finirà vi mostrerò il prodotto di vendita. Mi è piaciuto molto perché ha una consistenza come il caviar blu, il siero precedente che vi ho mostrato, pearlescente, di luminosità. La differenza è che questo ha l'omega 3, quindi è un fotoriflettente, illumina l'incarnato e per le discromie, soprattutto per avere un incarnato più chiaro e più luminoso. Quindi anche per la prevenzione delle macchie. In più, avendo questi agenti che vanno praticamente a livellare il poro, nasce anche per una pelle mistograssa ed è un prodotto sempre rassodante, quindi associa varie funzioni. È una linea che mi sta piacendo tantissimo e la sto utilizzando molto volentieri. Adesso avevo finito quello di Prairie che vi ho mostrato prima, antecedentemente avevo finito quello di Sensai, adesso sto utilizzando questo, ma di giorno amo prediligere consistenze asciutte e soprattutto rassodanti. E
E per concludere questo, che ve lo voglio mostrare, però ecco, non l'ho utilizzato io, anche se i prodotti di Shiseido per i capelli li ho utilizzati, non l'ho usato io perché questo è per capelli grassi, l'ha finito mio marito, ma ve ne volevo parlare perché gli shampoo di Shiseido sono degli shampoo anche un po' curativi proprio per il cuoio capelluto e anche per, ovviamente, per rinforzare proprio il capello e il cuoio capelluto. Questo è per capelli grassi, è uno shampoo a uso frequente, è uno shampoo praticamente che fa un po' di schiuma, quindi ne basta veramente pochissimo, si massaggia, poi lo si friziona e poi si sciacqua, ne basta anche una sola passata a volte per chi fa più shampoo durante la settimana e allo stesso tempo però non squama il capello e non lo disidrata, perché molte volte lo shampoo per capelli grassi può essere troppo aggressivo. Questo devo dire, mio marito lo usa sempre, è uno dei suoi shampoo preferiti insieme ad alcuni altri che poi vi mostrerò. Poi se vi va vi farò proprio un video apposito sugli shampoo che sto utilizzando nell'ultimo periodo, fatemi sapere se è una cosa che vi può interessare, spero di sì. E quindi volevo mostrarvelo perché anche se non l'ho utilizzato io, volevo parlarvene. Questi sono stati tutti i miei prodotti che ho terminato nel mese di dicembre, sono stati tantissimi, molti di, anzi quasi tutti oserei dire di cosmetica, di Swen per il viso, però ve l'ho detto è incentrato più sulla cura del viso perché ho avuto pochi prodotti di make up da poter utilizzare, nel senso sempre gli stessi e quindi non me ne erano finiti tanti. Io spero che il video l'abbiate trovato interessante, soprattutto utile, che vi abbia tenuto come sempre compagnia. Io spero che vi iscriviate al canale e come sempre spolliciate in su e nel frattempo vi mando un grande bacio e vi do appuntamento al mio prossimo video. Ciao!